immancabile l'intervista a Rosa Criscuolo, grande fan di Liberi TV. E con lei parliamo, lei ci farà adesso un vaticinio qua in questo congresso, il vaticinio di Rosa, per quanto riguarda una cosa che riguarda Roma, ovviamente. No, ovviamente no, ma insomma riguarda Roma. Lei, Rosa poi viene da Napoli, quindi è un vaticinio in trasferta che ci fa. E poi parliamo anche del congresso. Eccoci. Saluto Liberi TV, ho appena effettuato l'iscrizione, iscrivetevi a Liberi TV e tifo tantissimo per il direttore Colacione. E Gianni, e, sì, praticamente tra un caffè e un paio di notti e tanti chilometri abbiamo così sfornato una ipotesi a Chianciano sulla poltrona del sindaco di Roma. E alla luce, insomma, di quello che è accaduto al congresso dell'ANM, è un po' degli scacci, no? che sono accaduti tra Rodolfo Sabelli e Cantone. Ma non è che Cantone si è un po' irato un po' troppo per diciamo, le provocazioni forse di Sabelli in merito alla personalizzazione della lotta alla criminalità, e minacciando addirittura quindi di andare fuori dalla NM, dall'Associazione Nazionale dei Magistrati. E forse si sta aprendo la pista politica, ma non so se quelle considerazioni su Milano come capitale morale forse sono una provocazione proprio per presentarsi a Roma al posto di Marino in questo clima di grande corruzione, lì dove lui e Cantone sappiamo che è l'esempio, no? Della lotta all'anticorruzione. Quindi anche se c'è un po' di scetticismo su questa mia costruzione, io la butto così, tanto prima ci dobbiamo fare il giubileo e poi ci saranno le elezioni, non penso proprio che saranno concomitanti. Tu che dici, Gianni? Concomitanti no, di sicuro. Poi dovremmo anche avere il placet del Santo Padre e magari anche delle gerarchie ecclesiastiche. No, non si candida lui. Poi magari alle brutte, se non ci sarà un candidato decente, gli chiederemo a lui di fare il sindaco di Roma, tanto ormai è un ritorno al passato. Sì, mi sembrerebbe proprio questa unione del potere spirituale e del potere temporale, lo vedo proprio, la vedo bene. E qui siamo al congresso radicale, siamo arrivati da poco, attendiamo probabilmente Raffaele Sollecito, di cui ho già sentito l'intervista e ho avuto anche modo, insomma, di parlare con lui su Facebook. È una persona molto cordiale e chiaramente io sono rimasta, non avevo seguita proprio con attenzione la vicenda, però Raffaele Sollecito si è fatto 4 anni di carcere preventivo, cioè è veramente una cosa sconvolgente, soprattutto con la sentenza che poi praticamente ha vanificato e ha reso anche un po' ridicole quelle che sono state le attività d'indagine, insomma. E tra l'altro ha fatto un libro, ha scritto un libro che io andrò, non lo sto sponsorizzando, ma voglio andarlo a comprare perché veramente è stato molto tecnico in questa intervista. Dobbiamo un po' vedere, perché guarda Gianni, secondo me la piaga della carcerazione preventiva in Italia è veramente terribile. Ti ricordo che abbiamo Nicola Cosentino che sta da oltre 840 giorni in carcere patendo proprio questa misura. Io, per difendere il suo diritto di poter stare in giudizio a piede libero, sono stata marchiata anche come camorrista, quindi ti ho detto di più, cioè ho impresentabile durante le regionali e ringrazio appunto Repubblica, Saviano e tutti quanti voi per aver avuto questa diciamo parsimonia e grazie veramente. Quindi sono veramente basita di fronte al fatto che ancora non si sia, e lo farò magari io domani, posto in luce il fatto che la lotta per la giustizia giusta deve continuare e deve essere ancora più forte, così come anche Sabelli al congresso dell'ANM ha considerato timida la lotta contro le organizzazioni criminali. Infatti la riforma del processo penale, diciamo, non ci ha soddisfatto per niente.
e le carceri, quindi diventeranno sicuramente nuovamente, almeno a Napoli, in Campania, una nuova emergenza, perché per i reati di piccolo spaccio, per i reati di droga e per i reati, insomma, e per il fatto che il carcere non viene utilizzata come estrema razza, si riempiranno di nuovo e noi saremo di nuovo lì fuori insieme a Mazzotta, che è il redivivo, a manifestare con i nostri cartelloni gialli. Sì, allora a questo punto facciamo un saluto a Gigi Mazzotta, o bello, che avremo qua ovviamente su questi schermi. Grazie ancora a Rosa Criscuolo, la attendiamo ovviamente, attendiamo di ascoltare il suo intervento, se ne farà uno in congresso. Grazie ancora.